Il cuore dei discepoli è turbato, ma il Signore rivolge loro parole rassicuranti, invitandoli a non avere paura. Non abbiate paura. Egli infatti non li sta abbandonando, ma va a preparare un posto per loro e a guidarli verso quella meta. Il Signore oggi indica così a tutti noi il meraviglioso luogo dove andare e allo stesso tempo ci dice come andarci. Dove andare e come andarci. Ci mostra la via da percorrere. Ci dice dove andare e come andarci. Camminare, perdersi, in mistica solitudine, immersi nella bellezza inebriante della natura marchigiana. Dolci colline, montagne impervie, gole, sorgenti e il mare sullo sfondo. Una storia che attende di essere scoperta, da percorrere con i piedi e con il cuore, sulle orme dei Cappuccini, alla ricerca dell'antico spirito di San Francesco. Ripercorrere il cammino dei primi Cappuccini è un viaggio alla scoperta di se stessi. Un viaggio in cui riscoprire la bellezza e l'unicità della vita attraverso la fatica e la conquista. Le sensazioni concrete e la spiritualità più alta, la solitudine e l'incontro. Cento chilometri di avventura tra antichi eremi e storici conventi, nei quali i primi cappuccini diedero forma ad una vita nuova. Camminare e dare un nuovo inizio a te stesso, passo dopo passo. Tutto si illumina di luce. Basta mettersi in strada. C'è una bellezza semplice e infinita nel cammino. C'è una bellezza infinita nel cammino. Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati a questo spazio della parola Francesco ai giovani. Come avete potuto ascoltare dalle parole del Papa, del Regina Coeli di domenica scorsa, Gesù si presentava come la via, la verità, la vita. Quindi quale espressione più indicata proprio per questo tema di oggi, che è il tema proprio del cammino. Il Papa ha indicato proprio nella figura di Dio Padre la casa verso la quale tutti quanti noi camminiamo, consapevolmente come cattolici, come credenti, ma anche inconsapevolmente come non cristiani. Tutti ci mettiamo in cammino. Oggi il cammino è una delle cose più riuscite, forse potremmo dire anche una moda, quella di camminare. Però oggi insieme con voi vogliamo capire se effettivamente si tratta di una moda o invece è un'esigenza proprio che parte dal cuore. Il cammino che avete appena visto è quello dei Cappuccini nelle Marche ed è un cammino che è stato prima di tutto percorso e poi pensato e ideato da un mio caro confratello e amico che è qui collegato con noi ed è Fra Sergio Lorenzini. Sergio, ci sei?
Ci sono, pace bene, pace Ecco, bene. benvenuto Sergio, grazie per aver accettato questo invito e per dialogare con noi. Intanto possiamo dire, ecco, da dove sei collegato, sei in una casa speciale, in una casa particolare, lo dici tu stesso. Sì, oggi mi trovo a Loreto, sono proprio accanto alla Santa Casa di Loreto, per cui certamente un luogo speciale. E privilegiato, e a maggio ancora di più, direi, visto che è il mese dedicato alla Madonna. Senti Sergio, questo cammino dei cappuccini, intanto complimenti a chi ha realizzato, magari anche tu hai l'intuizione, l'idea di questo documentario, ben fatto, molto, molto bello. E illustra molto bene il cammino dei cappuccini nelle Marche. Come ti è venuta questa idea, prima di tutto? Ma l'idea è un'idea notturna, è un'idea insonne, direi, che è nata un po' dalla consapevolezza di avere nella regione Marche, le origini dei cappuccini, ma anche allo stesso tempo legata alla mia stessa passione per il cammino, per la natura. E per cui diciamo che in una notte insonne si è affacciata nella mia mente questa idea di legare tutti i cammini, tutti i luoghi che potessero narrare e far conoscere la storia dei cappuccini toccando e attraversando gli eremi, i monasteri, le abbazie, tutto quello insomma che dice di una storia che è tanto bella, tanto affascinante, quanto di fatto direi sconosciuta. E per cui il cammino dei cappuccini offre anche la possibilità al pellegrino di conoscere una storia che è, ripeto, affascinante, ma che è ancora tutta da scoprire, perché tutti conoscono i cappuccini e siamo presenti dappertutto, insomma, è un ordine nostro molto molto popolare, ma sono veramente pochi quelli che conoscono invece le origini dei cappuccini, da dove sono nati, per cui il cammino offre anche al pellegrino questa possibilità. Intanto Sergio, voglio anche approfittare proprio per presentarti anche gli ospiti di questo nostro incontro oggi. Sono dei giovani camminatori e sono accompagnati da Maurizio, Maurizio D'Alessandro, che è un po' il responsabile di una compagnia, si dice, sarebbe una confraternita. Maurizio, ecco, la compagnia di San Michele Arcangelo. E magari ce li puoi presentare tu questi ragazzi, ecco. Alla Come ti tua chiami? sinistra. Micaela, ciao da padre Sergio, il tuo nome? Marilena, Da Luigi. e Giuseppe. Giuseppe. E Giuseppe. Giuseppe. Ecco, questi ragazzi. Buonasera Ecco, padre. buonasera a voi, bentrovati. intanto Maurizio, come mai la vostra è chiamata proprio confraternita? La Che cos'è una confraternita confraternita? è diciamo, un gruppo di fedeli che si hanno come scopo ovviamente quello di dare insegnamento, diciamo, annunciare quello che è il Vangelo di nostro Signore. Nel nostro caso, diciamo, la devozione è per l'Arcangelo San Michele, che noi abbiamo, diciamo, l'onore di avere la propria grotta, la grotta l'unica In questo terreno, nel in territorio questo del territorio, sì, che Gargano. poi l'unica chiesa, diciamo, non consacrata da mano umana, bensì dall'Arcangelo stesso, E come come ben mai, ecco, la sappiamo. vostra fede si esprime proprio attraverso il cammino? Qual è La la nostra. differenza di esprimere la propria fede con il cammino, Allora. anziché magari, che ne so, una liturgia in chiesa? Allora, diciamo innanzitutto che noi siamo. Ovviamente, come confraternita di San Michele Arcangelo, facciamo parte quindi, come tutte le altre confraternite, della diocesi Foggia-Bovino. Poi la confraternita di San Michele organizza annualmente il pellegrinaggio, quindi dei fedeli di San Marco in Lamis, verso la grotta dell'Arcangelo Michele in Monte Sant'Angelo, detto appunto della compagnia. Allora, questo pellegrinaggio è secolare, infatti i documenti che attestano l'esistenza della compagnia, quindi compagnia dei pellegrini che si recavano da San Marco in Lamis verso la grotta dell'Arcangelo Michele, risale addirittura al 1490, Mamma mia. quindi almeno da 600 anni che i sammarchesi si recano a Monte Sant'Angelo. Quindi io non sono altro che, come dire, il testimone, mi hanno passato, diciamo, il Un testimone anello, ecco, di questa catena. per recarci ogni anno a Monte Sant'Angelo. Lo facciamo il secondo lunedì dopo la festa dell'8 maggio, tutti gli anni, quindi da
da tempi remoti. Prima le compagnie dei pellegrini che si recavano da San Marco a Monte Sant'Angelo ne erano ben tre. Dopo la Prima Guerra Mondiale si è riunita in una sola compagnia di pellegrini. Che è quella che oggi, quale tu sei alla guida. Sono il priore, il priore di questa confraternita. È chiaro che non è la mia sola esperienza di cammino, come dicevi poc'anzi siamo circa 200 iscritti, ma a questo pellegrinaggio, padre Sergio, partecipano circa 500 persone, ne abbiamo solo 100 addirittura che non possono più fare il cammino per intero perché sono diventati oramai anziani, quindi non sono, come dire, in grado di percorrere i 35 chilometri. Padre, lei che insomma ha ideato questo cammino dei Cappuccini, io sono, come dire, un pellegrino anche reduce dai cammini di Santiago, ho fatto quello francese, il portoghese, l'inglese l'anno scorso e quest'anno, come tutti gli anni, poi nel mese di luglio faccio sempre un cammino diverso. Quest'anno devo completare quello di San Francesco, visto che si parla di frati. E può essere l'occasione anche di sperimentare questo dei Cappuccini, no? Infatti, una mia ricerca su internet ho trovato qualche notizia. E dicevo, quest'anno completerò quello insieme a Giangi, a Gianluigi e suo padre, amico fraterno Raffaele, completeremo quello di San Francesco. L'abbiamo iniziato 2 anni fa, dalla Verna ad Assisi, poi abbiamo fatto Assisi-Spoleto, quest'anno faremo Spoleto-Poggio-Bustone. Maurizio, e ascoltiamo adesso le parole del Papa, dove ci invita a non perdere di vista la meta. Vediamo chi è la meta. Non dobbiamo perdere di vista la meta, anche se oggi corriamo il rischio di scordarcelo, di dimenticare le domande finali, quelle importanti. Dove andiamo? Verso dove camminiamo? Per cosa vale la pena vivere? Senza queste domande schiacciamo la vita solo sul presente. Pensiamo che dobbiamo goderla il più possibile e alla fine finiamo per vivere alla giornata senza uno scopo, senza un traguardo. La nostra patria invece è in cielo. Non dimentichiamo la grandezza e la bellezza della meta. Ecco, intanto siamo ritornati qui in diretta. Sergio, abbiamo visto questo spot che ci invita, ci invoglia a fare un altro cammino, a cui il Papa, ecco, ha rivolto proprio questo invito a tutti i giovani del mondo. È un viaggio che il Papa esorta a fare verso Lisbona. Tu ci andrai, Sergio? Ci sarai a Lisbona? Purtroppo non riuscirò ad esserci perché ho altri impegni ai quali devo far fronte e non mi permettono di liberarmi. Ecco, lo diciamo, Sergio, con te. Tempo. Sì, lo diciamo perché con te abbiamo anche condiviso un tratto di cammino insieme proprio nell'animazione vocazionale. Tu sei stato anche responsabile per i Cappuccini italiani di questa animazione vocazionale e anche nella tua provincia. E ora l'obbedienza ti ha chiamato a svolgere un altro servizio ancora più importante, quello di guidare la tua provincia come ministro provinciale. Intanto, Sergio, ecco, io qui con me ho portato anche questo libro che riconosci benissimo, lo riconoscerai bene. È un libro davvero che rappresenta anche una perla preziosa, ecco, anche nel tuo cammino proprio di frate. Perché quando si parla di cammino, subito si pensa anche al cammino di discernimento. E questo libro tu lo hai voluto fortemente, lo hai suggerito al cardinale Raniero Cantalamessa.
ed ha immaginato proprio in questo libro che fosse un frate particolare, Fra Pacifico, a parlare. Fra Pacifico è chiamato il re dei versi, compagno di Francesco. Infatti il titolo è Francesco, giullare di Dio, raccontato ai giovani da Frate Pacifico, il re dei versi. Ecco, vediamo questo servizio e poi magari spieghiamo un po' meglio di cosa si tratta. Nella vita di ogni persona c'è un evento che fa da spartiacque e crea un prima e un dopo. Due re si incontrarono un giorno in una modesta cittadina della Marca Anconitana. Uno aveva la corona in testa, l'altro non più. Il primo ne andava orgoglioso, l'altro la calpestava con i piedi. Il primo era stato incoronato dall'imperatore re dei versi. Il secondo era stato acclamato dalla sua compagnia re delle feste. Eppure il primo cercava la festa che il secondo non desiderava più. E il secondo aveva trovato i versi che il primo non sapeva più estrarre dal suo cuore. I protagonisti di questa storia sono uno un gigante e un altro un uomo ordinario. Per misurare l'altezza eccezionale di una persona, il modo più semplice è di mettergli accanto una persona normale. Bene, Fra Pacifico è l'uomo normale che ci permette di misurare la statura gigantesca di Francesco. Era l'anno del Signore 1212. Fra Pacifico era un trovatore, scriveva dei versi e li metteva in musica e andava in giro più o meno come fanno i cantanti rock oggi, solo che naturalmente in proporzioni più ridotte. Guglielmo da Lisciano, il futuro Frate Pacifico, si trovava in giro proprio per questa sua attività. Probabilmente Francesco era già stato nelle Marche altre volte, si incontrano per caso a Colpersito, una località vicino a San Severino, e scocca la scintilla. Frate Pacifico, attraverso Francesco, scopre che c'è un altro re, un altro imperatore che lo può incoronare, e per questo dice: toglimi dal mondo e dammi al grande imperatore. Ecco Sergio, tra l'altro tu sei proprio originario di San Severino Marche, che è il luogo in cui si sono incontrati Francesco e Fra Pacifico. Magari raccontaci tu un po' com'è nata l'idea di questo libro, qual era anche l'intento. Poi anche questa perla che potremmo dire impreziosisce questo libro, che proprio c'entra ancora con Papa Francesco. Sì, il libro nasce dall'intensità spirituale di un luogo che raccoglie una storia importante da raccontare, che è appunto l'incontro di Francesco d'Assisi nel momento in cui passò a San Severino Marche, in questo antico convento ancora oggi abitato dai Cappuccini, appunto a Colpersito, e l'allora trovatore Guglielmo da Lisciano. Lisciano è un piccolo paesino vicino Ascoli, che casualmente si trovò in quel luogo, forse perché aveva una zia religiosa che lo abitava, e incontrò Francesco d'Assisi proprio lì. Le fonti narrano che Francesco, predicando in quel momento, fu visto da Guglielmo con una spada che lo attraversava dalla testa ai piedi, da un braccio all'altro, attraversato da una spada, che è una figura simbolica particolare forse da interpretare, ma per dire che quella spada che attraversava Francesco, che forse era la spada della parola di Dio, tanto Francesco era imbevuto dalla parola, appunto da esserne totalmente trafitto, ma che poi attraversò il cuore di Guglielmo da Lisciano nel momento in cui sentì parlare Francesco, al punto che decise in quel momento di abbandonare tutto. Lui, che era stato chiamato il re dei versi, ed era un titolo importante a quel tempo perché significava essere un trovatore importante, riconosciuto dall'imperatore e quindi famoso. Ecco, il re dei versi in quel momento lì disse: non ho bisogno di altro, prendimi da questo mondo e rendimi al grande imperatore.
fu toccato in quel momento da una grazia particolare, scoprì una bellezza nuova. Ed è questo credo che sia importante da raccontare, che dentro una chiamata come quella che ricevette a suo tempo il re dei versi, al punto da abbandonare tutto il resto, da far sbiadire le cose che lui considerava belle prima, ecco, c'è una bellezza dentro quella chiamata che è capace di cambiare radicalmente una vita. E a mio avviso quel luogo custodisce ancora questa forza, la porta proprio iscritta nelle pietre e nel crocifisso meraviglioso che è all'interno della chiesa, un crocifisso dagli occhi spalancati, viventi, che ancora oggi direi comunica e parla della bellezza e dell'amore di Dio. Potremmo dire, io l'ho visto quel crocifisso, potremmo dire che è una sorta di tridimensionalità del crocifisso di San Damiano, quegli occhi spalancati che continuano a parlare a Francesco e anche a noi oggi. Sergio, senti, io non ti nascondo che leggo e rileggo più volte proprio questo capitolo iniziale con cui questo incipit con cui si apre questo libro, che è scritto proprio da Papa Francesco, ed è una lettera che Papa Francesco indirizza a tutti i giovani, ai giovani che si mettono in ricerca. E c'è un'espressione che io voglio condividere con te. Dice il Papa: la fede non si dà in maniera automatica. Forse tu hai cercato il Signore, dice il Papa ai giovani. Non lo hai trovato. Quanto era forte però il desiderio di Lui? Potremmo dire che è una domanda a trabocchetto questa che fa Papa Francesco ai giovani, cioè cercare e poi essere trovato. Che ne pensi? Penso che ci siano delle componenti misteriose dentro queste parole del Papa, perché per un verso ogni scoperta di Dio rimane sempre un dono di grazia, che non è mai meritato, è un regalo gratuito di Dio. Ma per altro verso è pur vero che Dio non concede questo dono se non a chi lo desidera con tutto il cuore, lo cerca ardentemente, perché solo quando il desiderio si fa intenso, si fa vero e forte, ecco, crea quello spazio interiore che diventa disponibile al cambiamento. Perché non si può incontrare Dio e rimanere gli stessi di prima. Chi scopre quella perla preziosa, come dice il Vangelo, lascia tutto per acquistarla. Ed allora sì, è vero che il Signore si lascia trovare certamente da chi però lo cerca con tutto il cuore e con tutto se stesso. E allora dobbiamo mantenere per un verso la grazia, ma peraltro questo non ci esonera dal metterci in cammino, in ricerca. Sergio, una domanda un po' più curiosa. Come hai fatto a convincere il Papa a scrivere questa lettera? Come è nata anche questa idea? Non so se si può raccontare qualcosa dietro le quinte. Sì, beh, questo è simpatico perché ho avuto modo di conoscere il Papa quando è venuto prima a Loreto il 25 di marzo, dove firmò la Christus Vivit, e venne poi a Camerino il 16 di giugno del 2019. Io ero stato eletto proprio all'interno di questi due eventi ministro provinciale delle Marche, e in quel momento, ecco, come vedete dalle foto, in quel momento chiesi al Papa, che ebbi l'onore di incontrare a pranzo, se poteva riceverci insieme a tutti i frati cappuccini delle Marche in un'udienza privata, cosa che ci è stata molto benevolmente concessa dal Papa il 10 di ottobre del 2019, e ho avuto, ecco, il privilegio di poterci parlare qualche volta al telefono anche per accordarci su questo. Da quel momento poi ho avuto l'opportunità un giorno di chiedergli, diciamo, un piacere per il suo predicatore apostolico, che è appunto padre Raniero Cantalamessa, che oltretutto è il nostro confratello cappuccino delle Marche, e diciamo che il Papa non si è potuto tirare indietro dal fare il regalo, ma lo ha fatto ovviamente con grande piacere, a padre Raniero, visto che padre Raniero sono più di 40 anni che è il predicatore apostolico, non solo di lui, ma di altri due papi precedenti. Quindi con grande piacere ha letto il libro e con grande piacere ha scritto anche l'introduzione, con un ringraziamento particolare a padre Raniero, che direi lo merita abbondantemente. E possiamo dire che davvero questo libro è, io l'ho visto come una sorta di riedizione anche di quel famosissimo Io Francesco di Carlo Carretto, dove, ecco, questa volta invece è Fra Pacifico che parla della sua esperienza di amicizia e di vocazione, proprio di chiamata, attraverso proprio
questo bel rapporto che lui ha avuto con Francesco. Quindi grazie anche a te per aver avuto questa intuizione. E noi continuiamo a chiacchierare subito dopo lo spazio pubblicitario. Io sono la via, la verità e la vita. Io sono la via. Cioè, tu stesso è la via da seguire per vivere nella verità e avere la vita in abbondanza. Lui è la via e dunque la fede in Lui non è un pacchetto di idee. Un pacchetto di idee da credere. No, ma è una strada da percorrere, un viaggio da compiere, un cammino con Lui. E seguire Gesù perché Egli è la via che conduce alla felicità che non tramonta. Seguire Gesù è imitarlo, specialmente con gesti di vicinanza e di misericordia verso gli altri. Ecco la bussola per raggiungere il cielo. Amare Gesù, la via, diventando segni dell'amore alla terra. Fratelli e sorelle, viviamo il presente, prendiamolo in mano il presente, ma non lasciamoci travolgere da lui. Guardiamo in alto, guardiamo al cielo, ricordiamoci la meta, pensiamo che siamo chiamati all'eternità, all'incontro con Dio. E dal cielo al cuore rinnoviamo oggi la scelta di Gesù, la scelta di amarlo e di camminare dietro di lui. Ecco Sergio, come puoi vedere, provvidenzialmente quello che ha detto il Papa domenica scorsa è molto inerente anche a questo dialogo che stiamo facendo, proprio è questa passione proprio che unisce tutti quanti noi per il cammino, te in modo particolare, anche Maurizio e questi ragazzi che amano davvero camminare. Il Papa ha ribadito domenica scorsa che la fede non è un pacchetto di idee da credere, ma è una strada da percorrere, e questa strada, questo viaggio da compiere è una persona, la persona di Gesù, la sua conoscenza, così come è una strada, anche un piccolo sentiero anche di conoscenza, quella che stiamo facendo noi qui. Io mi sento un po' una sorta di segnale stradale che indica un po' la via, ecco, che crea queste sinapsi, questo collegamento tra questi ragazzi e te. Per questo io vorrei che in questo momento fossero proprio questi ragazzi a farti alcune domande. Magari cedo proprio a loro la parola. Magari c'è Gianluigi subito che vuole farti una domanda. Sì. Buonasera, fra Sergio. Sono Gianluigi. Buongiorno, ciao. Allora, ho una domanda. Prima Papa Francesco ci ha detto di prendere in mano il presente, però senza lasciarci travolgere. E io sono un giovane che trovo una difficoltà. Troviamo sempre qualcosa che, anche facendo il cammino, trovo sempre un blocco. Secondo te, quali potrebbero essere i pericoli per noi giovani che ci blocca proprio questo sentiero, questo cammino di per andare verso il futuro? Sì, la domanda è impegnativa, ma devo iniziare rispondendoti dicendo questo. Si dice dei pellegrini, visto che parlo a giovani che amano camminare, che camminano con gli occhi al cielo e i piedi in terra. E quando il Papa ci dice di prendere in mano il presente, ma di non farci schiacciare dal presente, in fondo credo che stia dicendo esattamente la stessa cosa, e cioè che dobbiamo camminare sempre con un orizzonte che non ci distolga però dal presente, e che anche quando siamo impegnati nel presente però manteniamo uno sguardo più ampio che ci dice verso dove stiamo camminando. Per cui molte volte si dice, anche adesso forse nei cammini, l'importante non è la meta, è il cammino. Sì, è una frase che certamente ha il suo senso, ma a mio avviso va un pochino corretta. Il cammino è certamente importante, ma il cammino conduce sempre a una meta, altrimenti non si è pellegrini ma si è vagabondi. E allora avere una meta davanti a sé è fondamentale.
Che cosa può creare difficoltà? Credo che sia la paura. A volte abbiamo paura del futuro perché ci viene presentato in maniera incerta, in maniera precaria, in maniera minacciosa. E la paura diventa paralizzante, perché è quella che non ti fa fare neanche un passo. Ed allora credo che in questo momento noi abbiamo proprio bisogno tutti di mettere da parte la paura, perché la paura non costruisce, e di sfidare questo sentimento, sapendo che in realtà il futuro è nelle nostre mani, il futuro lo costruiamo anche noi, il futuro dipende dalle nostre scelte, che non siamo marginali ma siamo protagonisti della storia, e per cui abbiamo bisogno di combattere il sentimento del paralizzante della paura per aprirci invece a un cammino che è bello, è sfidante, soprattutto in questo tempo impegnativo. Ma chi cammina sa bene che la fatica passa, io dico sempre questo ai pellegrini, la fatica passa, ma la bellezza resta. Sergio, c'è ora Micaela che vuol farti un'altra domanda. Avvicina il microfono. Salve. Volevo chiederti, dato che ami molto il cammino, se il cammino per te nasconde un segreto e come mai molti si avvicinano al cammino? Sì, parto da questa seconda parte della domanda. Il cammino, si diceva anche Pasquale, ci diceva prima, forse è una moda. Beh, a volte ci sono anche mode buone. Credo che in questo momento forse il cammino abbia una componente, sì, temporanea di moda, ma che è una moda buona, come anticorpo. Cioè, credo che le persone adesso stiano sviluppando una sorta di anticorpi spontanei a questa vita troppo veloce, troppo frenetica, troppo ingolfata di cose, troppo di corsa, al punto che si corre tanto e si è travolti quasi, ma senza più sapere verso dove si va e perché si fa quel che si fa. E ci si ritrova a volte un po' disorientati, un po' persi, e nonostante questo sempre di corsa e sempre di fretta. E credo che il desiderio di molti di riavvicinarsi al cammino, che invece è fatto di lentezza, che è fatto di ascolto, che è fatto di osservazione, che è fatto di tempo, di calma. Ecco, credo che sia proprio un desiderio reattivo, spontaneo alle esagerazioni del nostro tempo. Seconda parte, dicevi il segreto di un cammino, ma la domanda è difficile rispondere, ce ne sono tanti di segreti nel cammino e credo che ognuno in fondo trovi il suo, perché poi dipende moltissimo dal tempo in cui una persona lo vive, da ciò che la persona sta vivendo, diciamo dalla stagione, dal momento della propria vita. Credo che il segreto del cammino non si possa dire se non dicendo che ciascuno poi, quando si mette veramente in cammino, scopre che cosa il cammino gli regala nel momento che sta vivendo. Sergio, un'altra domanda forse un po' più personale, te la vuole fare Giuseppe qui alla mia destra. Buonasera, Fra Sergio. Volevo chiederti com'è nata la tua vocazione. La mia vocazione è una storia bella e lunga che adesso vi sintetizzo con poche battute che ovviamente non rendono merito a tanti dettagli e a tante situazioni. Io sono entrato in convento quando avevo 26 anni, quindi adesso ne ho 46, diciamo 20 anni fa. Dopo aver riscoperto la fede, dopo aver rincontrato la fede, essendomene prima distaccato per incomprensione, perché non ne capivo in fondo che cosa apportasse di più alla mia vita. E per me quello che è stato fondamentale è stato riscoprire la presenza viva del Signore risorto. Per questo capisco anche molto bene la storia di Pacifico e il Re dei Versi, perché ho impresso in qualche modo nella mia carne quella sensazione di sentirsi gli occhi addosso da parte del Signore, sentirsi amati, sentirsi chiamati per nome, e per me questo è passato attraverso degli sguardi, attraverso il silenzio, attraverso l'incontro con i frati, con delle persone
che mi hanno comunicato che una cosa molto semplice, ma che per me è stata meravigliosamente importante, cioè che il fatto che veramente il Signore aveva a cuore me, la mia vita, la mia persona, la mia storia, e nonostante tutto, e non perché fossi né bravo né altro, ma semplicemente perché Lui era buono, è buono e ci tiene a me. E credo che questo nella mia vita sia stato essenziale, sentirmi profondamente accolto, amato, conosciuto, perdonato, raggiunto da una bellezza che si fa un po' fatica a spiegare perché è travolgente, e a quel punto per me è stato davvero come incontrare la perla preziosa di cui parla il Vangelo, per cui non si fa poi una gran fatica a lasciare tutto quando si è trovato qualcosa di valore inestimabilmente più grande. E allora ecco, nel momento in cui ho incontrato il Signore, ho cominciato ovviamente a fare il mio cammino di fede, il mio cammino di discernimento con i frati cappuccini. La cosa non è stata in un solo giorno, ha richiesto qualche anno di tempo. Però poi la cosa interessante per me è stata questa, che nel momento in cui ho incontrato i frati, ecco, io non ho visto in loro niente di quello che desideravo prima, ma ho trovato tutto quello che cercavo. Cioè trovavo nei cappuccini persone semplici, ma gioiose, che non possedevano nulla, che in fondo erano piene, persone buone, serene, comprensive, che avevano una pace nel cuore, nel volto, un senso nella vita, e per cui ho visto in loro in fondo tutto quello che desideravo io. E quello per me è stato un po' anche lo specchio per capire chi ero, e l'ho capito proprio nel momento in cui sono entrato in convento e ho avuto la percezione chiara di essere a casa. Ecco, quella era la mia casa, e grazie a Dio la percezione che ancora oggi mi accompagna. Grazie di cuore Sergio, anche per aver aperto un po' lo scrigno del tuo cuore, aver condiviso con noi la tua esperienza personale, ecco, con il Signore. E continuiamo a chiacchierare subito dopo lo spazio pubblicitario. Una mia suggestione, una mia, diciamo, convinzione che Pacifico, essendo stato un trovatore, quindi un esperto di versi, non può non avere suggerito a Francesco, tra l'altro non ci vedeva più a quel momento, qualche sfumatura, qualche verso. Quindi c'è stata una collaborazione, non solo che uno era il compositore, uno l'esecutore, ma erano nello stesso spirito, diciamo. Quello che ci dicono le fonti, e quindi che hanno un valore storico, sono che Francesco, appena composto il cantico, disse di chiamargli frate Pacifico e lo incaricò con altri frati di andare in giro e diede istruzioni come fare. Uno doveva predicare prima, poi dovevano cantare il cantico delle creature. L'ultima immagine che abbiamo di frate Pacifico è questo fraticello, almeno, che va in giro con altri frati proclamando il cantico delle creature. Altissimo, onnipotente, buon Signore, Tue sono le laude, la gloria e l'onore, et omne benedizione. A Te solo, Altissimo, sei confane, e nullo uomo è ne digno te mentovare. Ecco, ancora davvero attirati dalla bellezza di queste immagini, ma soprattutto dalle parole. Un'ultima domanda, Sergio, prima di poi di salutarci. Potremmo dire che quando, ecco, uno ha trovato veramente la sua strada, allora davvero può cantare la libertà. Quindi Pacifico, che era un cantore, che cantava i versi, musicava i versi, ora non rinuncia alla sua vocazione, ma trova ancora di più il senso e lo scopo della sua vocazione. Sì, credo che ci sia un passaggio importante sempre tra il prima e il dopo, per Pacifico come probabilmente per ogni persona.
Lo stesso Pacifico, quando fu re dei versi, immagino che cantasse molto per la propria corona, cioè per quella che aveva sulla testa, per la propria gloria. Ma in realtà, quando si canta solo per se stessi e per farsi grandi, il canto non ha quelle vibrazioni così libere, così belle, come invece accade dopo, cioè quando si è liberati da se stessi, perché il re dei versi non sarà più il re dei versi, sarà un umile fraticello, Fra Pacifico, che a quel punto lì non avrà più, come dire, attenzione a se stesso, ma solo il desiderio di annunciare la bellezza da cui è stato raggiunto, la bellezza che ha trovato. E proprio questo essere liberato dalla concentrazione su se stesso che darà al suo canto una musicalità, una libertà, una leggerezza bella. E credo che dentro questa libertà si scriva anche quella parola che noi chiamiamo arte, che non è mai per la propria gloria, ma per comunicare una bellezza che ci supera e che ci trascende. Ecco, Pacifico trovò se stesso liberandosi da se stesso, e proprio per questo riuscì a cantare e a cantare il cantico delle creature, che ci fa un po' dispiacere non averlo potuto ascoltare dalla sua bocca, però ci scatena la fantasia immaginarlo cantare questo canto in giro per il mondo su mandato dello stesso Francesco d'Assisi. Grazie, davvero grazie di cuore Sergio. Purtroppo questa nostra chiacchierata, come sempre, è sempre veloce, ecco, il tempo non ci basta mai, ma ti ringrazio soprattutto per i tuoi spunti, per le tue parole illuminate, ecco, illuminate dal tuo sorriso, dalla tua serenità, dal tuo essere pacifico anche in quello che tu fai, e soprattutto ti auguriamo davvero tutto il bene che meriti e che ti porta ad avere anche questa responsabilità con i frati. Ti ringraziamo per il tempo che ci ha donato, tra l'altro in questi giorni tu sei lì a Loreto, lo diciamo, non solo per fare un pellegrinaggio, ma per ascoltare i tuoi frati. Ecco, un pellegrinaggio più difficile, più complicato, quello di arrivare al cuore anche dei fratelli e di ascoltarli. E quindi ti sosteniamo anche con la nostra preghiera. E do anche la possibilità a questi nostri amici di poterti salutare. Io approfitto, certo, per salutarti, ecco, Maurizio, Marilena, Micaela, Giuseppe. È stato un piacere. Padre Sergio, quindi. E Gianluigi. Arrivederci sul cammino dei cappuccini, con la consapevolezza, con la consapevolezza di non camminare mai da soli, di non essere mai da soli a camminare. E le auguriamo veramente buon cammino. Ecco, grazie. Quella promessa davvero di poterlo fare tutti insieme questo cammino. Magari. Loro sicuramente verranno, lo sperimenteranno. Sicuro. Se rubo troppo tempo, solo per dire intanto che ringrazio io dell'invito e anche del piacere di conoscervi in questa forma, ma se avremo anche l'occasione di conoscersi di persona, senz'altro siete invitati nelle Marche, siete invitati a percorrere dei cappuccini. E una cosa che noi viviamo spesso con i pellegrini è proprio l'incontro, perché il cammino dei cappuccini non è solo l'immersione in una storia passata, ma è l'incontro con, certo, i cappuccini di oggi che sono lungo il cammino, perché ci sono diversi conventi lungo il cammino abitati dagli stessi frati, e per cui anche voi, se vorrete venire come tutti gli altri, possono essere accolti all'interno dei nostri conventi, possono condividere un momento di vita con i frati, possono cioè ancora oggi gustare e capire chi sono i cappuccini, non solo quelli del 500 ma anche quelli del 2000. Quindi vi aspettiamo con grande grande piacere, buon cammino a tutti. Grazie, grazie, grazie. Ed è bello, è bello sentire questo, ed è proprio la caratteristica nostra di noi frati cappuccini. Grazie, grazie di cuore Sergio. Io saluto tutti quanti voi, vi ringrazio sempre per il calore e l'affetto con il quale voi ci ricoprite, e vi lascio a Dario Reda e la parola di domenica prossima. Buona settimana a tutti. Ciao ragazzi! Nel brano del Vangelo di oggi i discepoli continuano imperterriti a chiedere certezze e sicurezze a Gesù. Lui ha appena detto loro che se ne sta per andare, che almeno fisicamente non sarà più con i discepoli, e loro hanno paura, come nel brano di settimana scorsa. Il brano di oggi è la continuazione. Ma oggi, a differenza di una settimana fa,
Gesù lascia qualcosa ai discepoli, lascia una colonna a cui appoggiarsi, lascia una certezza e un sostegno nei momenti di sconforto. A poche settimane dalla Pentecoste, oggi Gesù anticipa quello che sarà lo Spirito Santo, che qui viene chiamato Paraclito. Il sostegno, la colonna, il consolatore, stare con chi è solo, appunto, il Paraclito, quell'avvocato che sta accanto, presenza consolatrice nei momenti di difficoltà. Ma ci viene chiesta una cosa per accogliere questo sostegno. Non è banale, e lo sottolinea Gesù. Il mondo non lo può ricevere questo sostegno, perché non lo vede e non lo conosce. Il mondo ragiona così, e forse anch'io, forse anche noi. Se non vedo una cosa, allora non esiste. Perché una cosa esista, devo vederla con gli occhi. Noi, per poter accogliere lo Spirito come sostegno, voi lo conoscete perché Egli rimane presso di voi e sarà in voi. Dobbiamo accettare questa verità con la V maiuscola. Una cosa perché esista non c'è bisogno che si veda con gli occhi. Riesci ad accogliere questo? Se sì, allora lo Spirito potrà essere tua colonna a cui appoggiarti, se no si fa fatica, non lo si vede con gli occhi. Si parla nel brano di oggi di inabitazione, abitare dentro, ed è un linguaggio tipico dell'amore alto, dell'amore bello, inabitare. Se io sono innamorato della mia ragazza, una parte di me vive in lei e una parte di lei vive in me, pur non vedendola con gli occhi ora qui. Così con il Signore. Se io sono innamorato del Signore, una parte di Lui abita in me. Non c'è bisogno per forza che lo veda con gli occhi. Non c'è bisogno. Se c'è è meglio, ma non c'è bisogno. Inabitare c'entra con l'amore. Tutto il brano di oggi c'entra con l'amore, ma quell'amore alto che non tutti possono comprendere, però che sì, il Signore ha nei nostri confronti. Torno alla prima riga, che è commovente. Senti come inizia il brano di oggi. Se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Lo so che storci il naso in una lettura superficiale. Comandamenti e amore, come fanno ad andare di pari passo? L'amore è libero, l'amore è qualcosa che non ragioni, l'amore non c'entra con le regole. Come fa Gesù a parlare di amore e comandamenti nella stessa frase? Prova a entrarci un po' di più in intimità con questo. Comandamenti e amore, parla di credibilità. Parla di naturale prosecuzione di quello che si dice a parole. Prova a farci caso. Ti amo, dico alla mia ragazza. Poi non la voglio vedere, non la voglio sentire, non voglio nemmeno sapere come sta e passarci del tempo assieme. Forse c'è qualcosa che non va. Sono un gran sportivo, dico a tutti, e poi passo tutte le giornate davanti alla TV sul divano. Forse c'è qualcosa che non va, è credibilità. Se dico al Signore, a Gesù Cristo, ti amo, sono innamorato di te, sono cristiano, ma poi non ho voglia di entrare in relazione con Lui, forse c'è qualcosa che non va. Se lo amo, e Gesù me lo chiede in punta di piedi, con delicatezza, senza imporre nulla, se mi amate, e se lo amiamo, diventerà naturale osservare il suo comandamento, perché è uno: amatevi come io vi ho amato, niente di più, verrà naturale, senza sforzo, senza costringersi e senza imporsi, verrà naturale se c'è l'amore alla base, quell'amore di risposta, da amati ad amanti, da amato ad amante. Amatevi come io vi ho amato, amatevi poiché io vi ho amato. Non dobbiamo fare nulla, non dobbiamo forzare nulla, non dobbiamo imporci nulla. Siamo amati follemente. L'amore tracima da dentro di me e non può che inondare e amare gli altri. Non è un comando, è una naturale prosecuzione. Se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Non si parla di fede, avere fede, non si parla di andare a messa, si parla di amore. E so che fa strano da dire, Signore ho fede in te, credo in te, ma riesci a dire Signore ti amo? Lo riesci a dire? Prova a dirlo ora ad alta voce, ti amo. Prova a messa invece che dire credo in un solo Dio, prova a dire ti amo Dio. Sì Signore, io ti amo, sono follemente innamorato di te. Permettimi di amare gli altri con l'amore con cui sono amato, da amato ad amante. E buona domenica.